Abbiamo qui con noi Pierluigi Galletti della ditta Forel. Ci può parlare brevemente della sua azienda, quanti siete, cosa fate, che tipo di clienti avete, quando avete cominciato l'attività? Beh, l'attività è iniziata nel 1986, quindi come ASEA e oggi siamo ABB. Siamo in 6 dipendenti, ci occupiamo della vendita di prodotti industriali, quindi prevalentemente inverter, motori, elettromeccaniche, però abbiamo una clientela di taglio industriale, quindi non trattiamo niente di civile, cose di questo genere. Ecco, questa è un po' la nostra clientela, sono costruttori di quadri, costruttori di macchine e anche l'utenza finale, l'industria. In che cosa la Forel eccelle? Perché come tutti avete una concorrenza. Noi diciamo il nostro maggior fatturato lo facciamo sugli inverter e quindi è il prodotto di ABB sempre, perché gestiamo solo ed esclusivamente ABB, in cui siamo sicuramente molto molto presenti. E anche preparati. E anche preparati, sia come personaggi che come assistenza. Ecco, quale ritiene sia il fattore determinante per il successo della sua azienda? Il servizio alla clientela, la capillarità? Beh, diciamo che tutto, servizio alla clientela, capillarità un po' meno, però anche diciamo una certa esperienza dei miei collaboratori che conoscono i prodotti a fondo e quindi possiamo dare un'assistenza anche tecnica. Anche un supporto. Supporto prima. Tecnico. Quali strumenti utilizzate per anticipare o quantomeno prevenire gli andamenti di un mercato che va su, va giù? Ricerche di marketing, naso? La nostra azienda ricerca di marketing si affida un po' a quello che dice la BB, insomma. Il naso conta. Funziona sempre e conta. Poi diciamo cerchiamo di dare quel famoso servizio che è indispensabile per un'azienda così piccola, perché noi, come ripeto, gestiamo solo esclusivamente ABB e altri due o tre prodotti, però il grosso è solo esclusivamente ABB. Alberto Galletti, sempre della ditta Forel, esatto. Posizionata a Brescia, in quali aree voi vendete? Noi abbiamo principalmente la zona di Brescia. Provincia. E poi ci spostiamo anche nelle province di Cremona, di Mantova e di Bergamo. Una fiera come SPS la giudicate importante? Secondo me questo tipo di fiere sono molto importanti, soprattutto per le aziende mandatarie come ABB, perché per presentazione di prodotti, soluzioni nuove, come stamattina ho scoperto alcuni prodotti, alcune funzionalità nuove di PLC, inverter che appunto sono state presentate oggi. Ecco. Come giudica il livello, la collaborazione con ABB è una cosa che risale ai tempi addirittura dell'ASEA. Sì. Come giudica questo livello di collaborazione? Io sono 11 anni che faccio questo mestiere, in questi 11 anni secondo me è sempre andato migliorando, sia a livello personale che anche a livello di trattative, quindi cioè, con le persone si è stretto un rapporto anche di amicizia e poi anche a livello di lavorativo, quindi di trattative, se quando serve una mano con clienti, sia tecnico che commerciale, secondo me è andato migliorando in questi 11 anni. Soddisfacente? Sì, 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 decisamente. Domanda rivolta anche a suo padre, mm-hmm. Che cosa vede dietro l'angolo, come vede il Ma futuro? Il futuro è incerto, però secondo me il futuro è la tecnologia, è il futuro del mondo. Quindi tutto quello che vendiamo, tutto quello che viene fatto, secondo me porta, è solo un vantaggio. Poi crisi a parte, perché quello purtroppo non possiamo definirlo, però io non la vedo così male. Sono anche uno abbastanza, cerco di essere ottimista, che sono anche giovane, quindi. Però non vedo cose buone per il futuro. Perfetto, grazie mille per Prego. La pazienza. Grazie a lei. E complimenti. Grazie. Per l'azienda.